Giusto appunto per una breve nota sugli aspetti appunto di come una casa editrice si approccia al mondo dell'open access e appunto come una casa editrice può fare open access. Per darvi come una casa editrice può fare open access ed essere comunque ancora, cioè comunque un soggetto commerciale che tenta di arrivare almeno al pareggio di bilancio e tenta di dare gli stipendi alle persone che lavorano per la casa editrice, tenta di proliferare, di crescere. L'edizione nasce più o meno, rinasce una decina di anni fa e questo diciamo credo che sia un primo punto importante che ci caratterizza. Chiaramente rispetto ad altre case editrici noi non abbiamo da portarci dietro tutto un passato, cioè non abbiamo, come dire, recinzioni da difendere, buoi da tenere dentro i nostri recinti perché non li avevamo e quindi le abbiamo costruito, non abbiamo costruito nessun recinto perché non avevamo niente da conservarci, ma cerchiamo di proliferare secondo un modello appunto della non diciamo costrizione e costruzione di recinti e la costrizione del contenuti a rimanere chiusi all'interno appunto di barriere o recinti vari. Questo sicuramente lo possiamo fare perché siamo una casa editrice relativamente recente che nasce secondo già dei paradigmi nuovi. Quindi questo diciamo per andare in qualche modo a giustificare o comunque a dare un elemento di analisi in più per analizzare le politiche attuali di altre case editrici. Certo è che le edizioni crede fortemente che l'editoria, l'editore debba, soprattutto l'editore, in particolare l'editore accademico, cioè in realtà l'editore accademico debba essere un editore a servizio dell'accademia e quindi non è un editore, diciamo, tradizionale di varia, di narrativa, che ha delle logiche totalmente diverse. L'editore accademico è di fatto un attore all'interno del circuito della comunicazione scientifica, che quindi offre dei servizi perché questo circuito della comunicazione scientifica sia più efficace ed efficiente. Offre i suoi servizi agli autori, alle istituzioni scientifiche, ai propri lettori. Crediamo che grazie all'open access sia possibile offrire questi servizi in un modo più efficace ed efficiente. Lo facciamo per questa ragione, ma lo facciamo anche potrà apparire un po' pretenzioso, ma anche per una ragione etica, per una motivazione etica. Noi crediamo che se veniamo pagati per i nostri servizi non sia corretto richiedere un ulteriore pagamento per far leggere poi questi servizi, no? Il classico dilemma dell'open access, del doppio pagamento, cioè le pubblicazioni vengono finanziate con soldi pubblici perché i ricercatori sono pagati con soldi pubblici. La peer review non è pagata dagli editori, ma è quindi chiaramente chi fa peer review sono ricercatori scientifici che possono farla perché hanno uno stipendio dato da fondi pubblici, però poi la ricerca prodotta in questo modo qua, l'università, l'istituzione scientifica, il lettore deve ripagarla per accederci, per poterci leggere, cioè quindi viene pagato due volte con soldi pubblici. Noi banalmente crediamo che questo non sia corretto e quindi ci accontentiamo di margini sicuramente inferiori a quelli di Elsevier, ma ci accontentiamo di essere pagati per i nostri servizi e quindi poi di poter diffondere gratuitamente in open access i frutti della ricerca, i frutti di ciò che viene pubblicato con le edizioni, di quello che appunto pubblichiamo e che è finanziato già a monte con i soldi pubblici. Questo modello in realtà non vuol dire che siamo fuori dal mercato, perché come vedete appunto questo libro qua è un libro cartaceo e c'è anche dietro, non si vedrà nel video ma possiamo zoomarlo, ha il suo ISBN, è in vendita nelle librerie online e ha il suo prezzo di copertina. Questo qua che è un libro in open access, il cui PDF avete visto prima, può essere scaricato gratuitamente da diversi archivi istituzionali, da diversi repository, è a pagamento nella versione cartacea. Che vuol dire che uno può scaricarsi il PDF, fruire dell'opera, dei contenuti dell'opera liberamente e gratuitamente. Se invece vuole questa particolare versione, ha più comodità a leggerla stampata in questo formato, in formato libro, rilegato con la copertina, è invece un servizio che la casa editrice offre a pagamento. Ovviamente nei 14 euro c'è ovviamente anche un margine per
la casa editrice, per il distributore, per insomma, tutte le varie voci di costo relative alla vendita, alla produzione e alla vendita di un'opera cartacea. Ma questo non vuol dire appunto che l'open access sia in realtà lavoro volontario, sia lavoro, l'open access sia esclusivamente un movimento a fin di bene, che non ha un risvolto economico. In realtà anche una casa editrice avveduta e che si accontenta sicuramente probabilmente di margini inferiori a quelli fatti da, con i modelli tradizionali dell'editoria scientifica, può fare open access e può comunque ottenerne dei vantaggi. Io un concetto che vado ripetendo da diversi anni, sta sotto diciamo un cappello teorico che può essere diciamo definito quello dell'overlay publication, degli overlay journals, ed è fondamentalmente la concezione che quello stesso contenuto, appunto come è stato fatto in questo libro, diffuso gratuitamente in open access in digitale, può anche fare parte di un'altra pubblicazione, quindi overlay, quindi una cosa che è già pubblicata da una parte può entrare in un'altra pubblicazione a cui questa aggregazione offre del valore aggiunto e che può anche essere venduto. In questo caso, ad esempio, questa è una pubblicazione overlay del PDF gratuito. L'overlay è il fatto che viene prodotta una versione cartacea. Quindi sulla base di contenuti in open access, la casa editrice può aggiungere valore facendo delle aggregazioni particolari, facendo dei formati particolari che poi possono essere messi in vendita, possono essere fatti pagare. Ad esempio noi diffondiamo il PDF gratuitamente in open access, ma ad esempio vendiamo il formato EPUB, cioè che è un formato specifico, sapete, per i lettori, per gli schermi dei telefonini, è un formato che ottimizza la lettura sui device mobili. Quello lì lo mettiamo a pagamento, in questo caso qua è a 2,99, cioè un pagamento molto basso, però come dire, uno vuole la comodità di poterlo leggere in un altro formato, allora è a pagamento. Uno invece lo vuole leggere in PDF, se lo stampa, se lo legge in un altro modo, lo ha gratuitamente. Questo per dire appunto che le edizioni, in generale una casa editrice che sposa il modello open access, lo può fare anche secondo un'ottica commerciale, quindi non è detto che l'open access sia un movimento che esclude gli attori commerciali, anzi noi crediamo che anche attori commerciali magari un pochettino più avveduti o che banalmente pensano a un'evoluzione del circuito della comunicazione scientifica, e quindi come noi, come dire, essendo una casa editrice nata da una decina d'anni, abbiamo pensato: dove sta andando la comunicazione scientifica? Ok, l'open access è un elemento importante del circuito della comunicazione scientifica. Come possiamo noi assicurare un futuro a questa casa editrice in una prospettiva di medio-lungo termine? Sposare l'ottica open access, il paradigma open access, è stata una delle nostre scelte. E credo che, come noi, in realtà non siamo gli unici, ci sono altri che lo hanno fatto, e credo che sia una scelta avveduta in un'ottica commerciale, anche imprenditoriale, di medio e lungo, purtroppo, periodo. Ragione per cui, appunto, credo che si possa pensare a una collaborazione fra attori commerciali e non commerciali, istituzioni pubbliche, istituzioni scientifiche, case editrici, commerciali, in un'ottica open access, per offrire poi alla fine un miglior sistema della comunicazione scientifica che vada a soddisfare tutti gli attori della filiera, quindi autori, lettori, case editrici, biblioteche, istituzioni scientifiche in genere. Grazie. Ci dici qualcosa dei modelli? No, visto che nel libro hai individuato questi modelli tipici di editoria al servizio dell'accademia, cioè, visto che hai parlato pochissimo, se vuoi. Sì, non volevo trattenere oltre. No, tu devi scappare. L'avevo detto prima, devo scappare. Tu scappi. Però loro se io tanto sono qui, ti conosciamo, ma loro se volete fare domande, eccetera, loro siamo autonomi. Io ho anche tre figli oggi.